Ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci con la recensione della domenica, ma che trovate caricata oggi che è sabato, perché domani sarò al Play di Modena. Quindi non perdiamo tempo e cominciamo subito perché oggi torniamo a parlare di Doctor Who. Questa volta ho studiato perché sto finendo di guardare adesso l'ottava stagione e al di là del fatto che mi sta piacendo tantissimo, sicuramente potrò fare delle recensioni un po' più accurate. Cominciamo subito guardando la scatola. Fa parte della serie Television, qui troviamo il logo di Doctor Who ed è il numero 275. Come al solito il bollino ci dice che è un'esclusiva e in questo caso per Underground Toys, infatti si chiama Evolving Dalek Sec. C'è anche l'edizione di Dalek Sec chiuso, mentre questa è quella con la corazza aperta. Lo possiamo vedere infatti qui sull'artwork nella parte laterale. Lo possiamo vedere per intero sul lato e devo dire che questo è uno degli artwork più belli che io abbia mai visto per il momento. Lo sfondo è quello solito degli altri della serie di Doctor Who, quindi su questi toni del giallo e dell'arancione molto molto semplice. Sul retro troviamo gli altri personaggi prodotti per questa serie che è la prima, infatti sappiate che è in uscita la Wave 2 e ormai dovrebbe arrivare anche qui in Italia tra non molto. E per vedere nello specifico tutti i personaggi vi rimando a una delle recensioni del dottore perché l'abbiamo già guardata insieme. Ora possiamo procedere con l'unboxing e guardare questo pop veramente particolare da vicino. Ecco qui il nostro Dalek Sec fuori dalla scatola. Questo è un Dalek che diventerà un ibrido Dalek umano. E questa posa, quindi con la corazza aperta, si può vedere chiaramente in una puntata dove proprio Dalek Sec si apre completamente per farsi vedere dall'umano con cui ha deciso di praticamente fondersi e infatti poco dopo avviene proprio l'assorbimento dell'umano da parte di Dalek Sec. Quindi questo pop rappresenta proprio quel preciso momento e uno dei non molti momenti in cui possiamo vedere l'interno di un Dalek. Cominciamo quindi dalla parte alta. Qui sui lati troviamo le due luci che si accendono quando ogni Dalek parla, per il resto del tempo rimangono spente. Qui davanti vediamo che c'è l'occhio con cui loro possono vedere il mondo esterno e tutta questa parte di solito è in grado di girare in maniera indipendente. Scendendo un po' più in basso troviamo questi quattro elementi che come vedete sono aperti e all'interno possiamo vedere il vero e proprio Dalek, che è questa cosa molto simpatica, tentacolosa e per niente viscida. Inoltre all'interno possiamo vedere questa sorta di pistoni che sono proprio collegati alle parti aperte. Qui troviamo l'arma del Dalek, che ogni Dalek ha in dotazione per sparare e uccidere e sterminare, mentre qui troviamo l'altro braccio con la solita ventosa all'estremità che loro usano un po' a mo' di mano per premere bottoni e quant'altro. Scendendo poi troviamo il resto del Dalek che è perfettamente in stile con anche gli altri, seppur la colorazione è differente. Infatti, Dalek li abbiamo visti in tanti tipi di colori, in tante versioni più o meno aggiornate, e Dalek Sec ha la corazza completamente nera opaca, ma i classici punti che hanno proprio sulla corazza sono nero lucido. Questa è la visione laterale dove potete apprezzare la tipica forma da Dalek. Sulla parte posteriore troviamo solamente i vari dettagli, i vari particolari della corazza, come questa fascia che sul davanti chiaramente non si può notare. E l'unica differenza dal classico chiuso è che vediamo le parti aperte. Quindi ragazzi, questo è il pop di Evolving Dalek Sec. Sono molto molto felice di averlo comprato perché volevo chiaramente un Dalek nella mia collezione. Prima di salutarvi vorrei dirvi che come avevo anticipato sulla pagina di Facebook e sul profilo Twitter, abbiamo raggiunto il traguardo dei 500 iscritti. Io sono veramente molto molto felice e volevo dirvi di prepararvi perché la settimana prossima uscirà lo speciale per festeggiare insieme a voi questo traguardo e sto preparando qualcosa di veramente, veramente speciale che spero vi piacerà.
Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo mercoledì con il prossimo pop. Ciao!